Consigliere Brianza, oggi qui in Consiglio nell'ambito della discussione del testo unico in materia di commercio la Lega avrebbe voluto presentare un emendamento per lanciare le promozioni pre-saldi. Non è stato possibile farlo, perché invece sarebbe stato importante? Ma questo emendamento era fondamentale in questo periodo perché ci veniva richiesto dai territori che in questo momento sono stati colpiti dalle gravi calamità naturali dei giorni scorsi. Parliamo di territori in particolare alluvionati, anche della provincia di Varese, e questo provvedimento avrebbe consentito ai commercianti che hanno subito gravi danni proprio a seguito di questi fenomeni di poter mettere in atto delle vendite promozionali anche in questo periodo in cui sono vietate per legge, perché è il periodo proprio pre-saldi, ma al fine di, da un lato, di ridurre le perdite economiche, il danno economico che è derivato da questi fenomeni naturali, e dall'altro per consentirgli di magari smaltire merce che rischia di deteriorarsi e che comunque è stata colpita e danneggiata da queste alluvioni. Questo era un provvedimento a nostro giudizio importante, approvarlo oggi avrebbe voluto dire avere l'applicabilità immediata di questa legge e quindi consentire a quei commercianti che si fossero trovati in queste situazioni di poter attuare delle vendite promozionali già a partire dalla prossima settimana, e quindi con almeno un 3 settimane di anticipo rispetto ai saldi. Era un provvedimento assolutamente limitato territorialmente, si parlava di comuni per i quali era stato decretato lo stato di emergenza e danneggiati proprio da questi fenomeni atmosferici particolarmente violenti. Non è stato possibile discuterlo oggi, l'emendamento è stato ritenuto irricevibile per ragioni tecniche. Francamente confidavamo sul fatto che ci fosse una maggiore sensibilità da parte di tutti i capigruppo, considerato che stiamo parlando di un'emergenza che ha colpito la Lombardia, che ha gravemente danneggiato i nostri territori, i nostri abitanti, i nostri residenti, sicuramente anche i commercianti, in un periodo in cui tante volte non navigano nell'oro. Così non è stata, non c'è stata la sensibilità del Movimento 5 Stelle e del Patto Civico, ne prendiamo atto. Oggi questo emendamento non verrà discusso e non verrà votato. L'abbiamo già ripresentato per fare in modo che venga discusso in occasione del collegato al bilancio, che però purtroppo andrà in discussione il 21 di dicembre. Questo vuol dire perdere tempo prezioso, settimane che sarebbero state fondamentali per i nostri commercianti. Ne prendiamo atto con rammarico, perché per noi sarebbe stata una cosa importante, ci sarebbe piaciuto vedere da questo punto di vista un'unità di intenti, comprendere che era semplicemente un aiuto per i nostri cittadini. È un provvedimento peraltro che è già stato adottato in Regione Liguria, di cui hanno già beneficiato alcuni comuni, come per esempio il comune di Genova, anche qui in occasione dei drammatici fatti che hanno colpito il comune proprio negli scorsi mesi. Quindi credevamo di poter trovare una maggiore sensibilità, così non è stato, ci si è appigliati al regolamento regionale, nessuno di noi voleva scardinare il regolamento o le norme, semplicemente confidavamo nel fatto che su un tema così importante, così significativo, ci fosse una maggior sensibilità, una maggior disponibilità al dialogo. Ci auguriamo che questo emendamento venga a questo punto approvato il 21 dicembre, ahimè, perdendo queste settimane importanti, di sicuro mi auguro possa essere una norma di cui si doterà Regione Lombardia da qui in futuro, per cui se ahimè dovessero esserci ulteriori eventi calamitosi in Regione Lombardia, forse si potrà utilizzare questa norma nuova.